Guarda. Questo è il fratello di Don Ficusti. Brama di nascosto. Cerca di spodestare Don Ficusti. In questo quale, un po' più avanti, si abita Brumantia. È uno stregone. Ha dei frutti che ti fanno vedere cose che non esistono. Fanno fare cose così strane queste piante. Non le conosco più, penso che vengano proprio da uno strano pianeta. Mi hanno detto che qui da qualche parte c'è addirittura un albero che fa un frutto con dentro la Nutella. Nutella. Non sono riuscito ancora a trovarlo, ma prima o poi lo troverò. E adesso vi porto a vedere il mio acquario. Andiamo. No, qua va bene. Ti appelli? Avanti! Ma giochiamoci un po'. Non è la mamma. Da quell'ingresso lì in fondo. Poi nel 1798 hanno abolito la strada di separazione fra la Villa Giulia e l'orto botanico. E questo sancì definitivamente il prevalere del fronte del ginnasio sull'attuale via Lincoln. È passata tanta gente da qui. Addirittura nel 1820 qui e dentro Villa Giulia vi si accamparono delle truppe di rivoluzionari. Che paura in quei giorni. Io sono rimasto nascosto dietro Don Ficus per tutto il tempo. Oggi su queste banchine si ferma tanta gente. Turisti, pittori, scrittori, studenti che se la sono buttata. Qualcuno sta sdraiato per tanto tempo qui. Dice di aspettare l'ispirazione. Tanti anni fa qui amava fermarsi una principessa. Una principessa vera. Era Maria Carolina d'Austria, la consorte di Ferdinando. Andiamo! Hai evitato di uso oppure? No, è. Sì, dice che è sporco. Questo non tenterei, credo, però non è che è. Provo a circuiti. Aiuto. Oi, oi, oi. Mi fa un po' male la ruota destra. Quando si va via si porta via. Facciamo anche? Facciamo?